o Special Purpose Acquisition Company è una società creata esclusivamente per raccogliere capitali attraverso un'offerta pubblica iniziale, ovvero un IPO, con l'obiettivo di acquisire un'altra società esistente. Le SPAC sono conosciute anche come Blank Check Company, sono uno strumento finanziario alternativo. Negli ultimi 2 anni sono diventati sempre più popolari, attraendo dei sottoscrittori e investitori importanti. Le SPAC negli Stati Uniti hanno raccolto capitali record dall'IPO nel 2020, pari a 80 miliardi di dollari, e pensate che nel 2019 questo numero si era fermato a 13 miliardi di dollari. Come funzionano le SPAC? Le SPAC hanno un scopo del tutto particolare. Una volta costituite, raccolgono risorse finanziarie sul mercato dei capitali tramite un IPO, con la finalità di integrarsi con una società target. Il processo viene chiamato business combination, portandola alla successiva quotazione in borsa. La loro peculiarità è rappresentata dal fatto che la raccolta di capitali si basa su un progetto di investimento, in quanto l'azienda target con cui avverrà la fusione sarà individuata solo successivamente all'IPO. Quindi l'adesione da parte degli investitori avviene quasi al buio, e qui è davvero importante comprendere quanto sia fondamentale la reputazione finanziaria dei promotori. Non essendo individuata sin da subito la destinazione finale dei fondi raccolti, ovvero la società target per la business combination, gli investitori aderiscono all'iniziativa basandosi esclusivamente sull'affidamento riposto negli sponsor. Nella fase costitutiva i promotori detengono il 100% delle azioni della SPAC e gli stessi si assumono il rischio dell'iniziativa. Dopo la costituzione si procede con la quotazione in borsa e all'esito dell'IPO il controllo della società passa dai promotori agli investitori, quindi questo è un passo importante. Successivamente inizia la ricerca dell'azienda da rappresentare al mercato come obiettivo della business combination. Una volta trovata la società, si passa all'approvazione da parte dell'assemblea dell'operazione di business combination. In caso di esito positivo della votazione, segue il perfezionamento della fusione con l'azienda target, oppure, in caso di esito negativo, lo scioglimento della SPAC e la restituzione dei capitali agli investitori. Alcuni esempi di SPAC di alto profilo sono il Virgin Galactic di Richard Branson, la SPAC Social Herosphere Holdings del venture capitalist Kamayad Philatafia ha acquistato il 49% del Virgin Galactic per 800 milioni di dollari prima di quotare la società nel 2019. Abbiamo però anche esempi italiani. La SPAC più grande italiana venne fatta da Corrado Passera nel 2018, si chiamava SPACS e raccolse 600 milioni di euro. Con i soldi raccolti, Passera ha comprato Banca Interprovinciale, una piccola banca di Modena fondata nel 2009, quotandola in borsa e trasformandola in Banca Illimity. E non solo, persino Jean-Pierre Mustier, appena lasciatosi con l'Unicredit, ha annunciato che formerà una SPAC insieme a Bernard Arnault, l'uomo più ricco d'Europa, CEO di LVMH, e Diego De Giorgi, l'ex capo Global Investments, Bank of America, Merrill Lynch.